È finita ieri l'avventura per la naufraga, nonché ex conduttrice dell'Isola dei Famosi, Simona Ventura. La regina della televisione è caduta, dopo una settimana trascorsa in solitudine ad Isla Soledad. Stefano Orfei, dopo aver subito l'eliminazione a Playa Uva, contro Paola Caruso, era convinto di tornare a casa, ma quando gli hanno comunicato che doveva approdare ad un'altra isola, è rimasto troppo contento ed emozionato di aver rincontrato la sua amica Simona. La sua forte emozione lo ha portato ad accettare, per gioco, il televoto contro Super Simo, dicendo: "Ho perso già un televoto, ne perderò un altro, non sarà un problema". L'artista circense aveva già calcolato la sua sconfitta, come del resto molti fan. In pochi pensavano che l'avventura avrebbe perso questo televoto, ma il pubblico è sovrano, e decide chi deve rimanere. Ma cosa ha portato ad un'eliminazione anticipata di Simona Ventura? Conduttrice e opinionisti in studio, che spesso l'hanno fatta passare per la strega cattiva e la manipolatrice del gruppo di naufraghi? Di sicuro, Simona è stata vittima della propria coraggiosa scelta di partecipare al reality.